L'altro giorno un mio amico mi ha chiesto: come stai? Che bella domanda, come stai? È una bella domanda quando stai bene. Mi piace quando me lo chiedono e io posso rispondere: sono felice. Infatti gli ho risposto così: sono felice, e tu? Come stai? Perché non bisogna mai dimenticarsi di ricambiare la cortesia. Solo che lui invece mi ha risposto: abbastanza male, grazie. Mi dispiace, gli ho detto. E come mai? Mi ha detto lui, ho un sacco di buone motivazioni per stare male. Tu piuttosto, che ragioni hai per essere così felice? Ci ho riflettuto un po' su. Non ne avevo nemmeno una. Allora ho pensato, quelli che stanno male senza motivo vengono imbottiti di psicofarmaci. E chi sta bene senza motivo sarà la stessa cosa? Sono molto fortunato, mai provato alcun dolore, nessun osso fratturato, nella tibia, nel perone, nella vita che ricordi, mai deluso per amore, mai deluso in nessun senso, ma neanche poche ore. Dubbio che l'ossimoro, beati siano gli afflitti, faccia leva sui singhiozzi di chi legge antichi scritti. Bene o male è una teoria che rassicura sempre tutti, tranne me che fino ad oggi non ho mai avuto lutti. E il mio amico per la pelle qualche volta si lamenta, non capisce come faccia, già compiuti più di 30, frantumare i duri colpi di una vita che tormenta. Ma una goccia dai miei occhi cade solo se contenta. Soltanto di star male, so che sembra un'ingiustizia e vi fa anche un po' incazzare, ma credete, provo invidia per chi soffre come un cane, perché anch'io per una volta vorrei essere normale. Raccontarmi le disgrazie che fanno sempre molta presa, mi diranno: poveraccio, ti accendiamo un cielo in chiesa, mentre ora il mio star bene sembra essere un'offesa per chi soffre veramente e comunque non mi pesa. Vorrei provare soltanto un brivido. Fammi del male, almeno un brivido. Solo una goccia del tuo inferno mi va, e un po' di oscurità. Un po' cassorti, si comporta in modo strano, già da 4-5 giorni resta fuori tutta notte, Dio aspettando che ritorni. Mi abbandono gelosissimo ai pensieri più contorti, e una sera di settembre dopo due bicchieri forti, introdotto l'argomento, la riduco a fare corti, e chiedendo spiegazione per i suoi comportamenti, la subisso di domande più di quante ne sopporti. Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Ecco cosa vuol dire che sei una donna ormai. Più pesante le sue ultime parole dice: caro, ti ho ingannato per salvarti dal terrore di una vita senza rogne, ed ora muoio per amore. Spero che tu sia contento. Di sicuro sei un coglione.